voler copiare. Ricordo. Vado. Ricordo una mattina andando a scuola. Ti vidi e rimasi abbacinato. Se non per meglio dire, fulminato. E poscia, mi mancate la parola. La tua bellezza schietta e disinvolta. Amalia, io giammai non scorderò. Piuttosto una canzone intonerò. Se il capo non mi frega anche stavolta. Oh, cavo, 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 cavo. Non dissaldarti, non dissaldarti. Sono bravo, sono bravo, sono come Uri Geller. Ma vado in merda se mi si dissalda il cavo. La nostra relazione è terminata. I sentimenti e nonostante che fra noi due l'intesa non sia mai stata così esagerata e c'era un'intesina, diciamo, io che una notte mi ricordo ti telefonai e tu mi dicesti ma tu mi ami, e a quel punto ci fu un avviso di chiamata e già in quell'occasione avevo avuto dei sospetti sulla tua persona, non tanto sulla tua integrità morale quanto su quella fisica. Nonostante questo, io ho sempre cercato e ancora adesso cerco di intonare questa serenata. Oh cavo, 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 cavo. Non dissaldarti, no, non dissaldarti. Sono bravo, sono bravo, diciamolo, sono proprio bravo. Ma vado in merda se mi si dissalda il cavo. C'è sempre la nota, c'è sempre in tensione, sono una tensione lunghissima.
Non si mette a parlare. Troppo tempo che non vado a messa. Fatelo in televisione. Potresti noleggiare un prete, però. Ma tra un po' su internet. Le lezioni da un prete. Amazon. Don Giulio. Vorrei confessarmi da Don Giulio. Ore 10, ore 13. Su Facebook mi confesso da Don Giulio. Dimmi. Chiaramente ci sono i cookie, ma rimangono. No, tutto, e poi ci sono le stelline, le faccine, quello che dice. Dice ovviamente quando ho tradito mio marito. Ma sono una faccina del culo. Però per mesi e mesi dopo che navighi sul sito di Repubblica. Quello pubblicità che era acquistare le pecore. Lì capisci che i cookie erano. Non mi hanno portati così bene.